Può dare un po' di numeri della situazione? Allora, i numeri sono praticamente che rispetto ai comuni abruzzesi circa un terzo dei comuni non è più coperto da servizio bancario, anzi un terzo dei comuni è coperto dal servizio bancario, quindi due terzi non sono, risultano attualmente scoperti, e questo è un fenomeno che sta interessando soprattutto le aree interne e i comuni più piccoli, creando gravi difficoltà per le persone che poi rimangono in questi comuni, sia diciamo il singolo privato ma anche le piccole imprese. Anche perché forse, anzi non forse, le banche chiudono perché chiudono prima le aziende. E questo è un segnale, diciamo che probabilmente le banche chiudono un po' prima, tant'è che il segnale più forte che noi stiamo registrando è proprio nella zona della Val di Sangro, in cui le banche, la banca principale di allora era la BLS, che oggi è Biper, sta chiudendo, ha spostato l'area territoriale, quindi non ha più un centro decisionale in loco, e quindi è un segnale, come stava dicendo lei giustamente, in cui c'è qualcosa che noi dovremmo registrare prima. Portiamo anche dei dati, delle cifre, e chiediamo un intervento unitario a livello regionale, perché su questo argomento, queste chiusure di filiali, questo spostamento delle attività economiche verso la costa, creano una serie di disagi a tutti i livelli. Chiaramente l'online non può sostituire il servizio e soprattutto non può sostituire i lavoratori che si perdono. Sì, diciamo l'online con difficoltà riesce a supplire, diciamo, alla mancanza della filiale, perché parliamo soprattutto di paesi che sono abitati da persone mediamente, diciamo, anziane. La regione insieme alle parti sociali dice che cosa sta accadendo oggi nel territorio, e noi parleremo di questo, domani non parliamo soltanto del settore, parliamo di quanto accade in termini demografici, in termini di aziende, piccole aziende che stanno chiudendo.